Candido. Buon pomeriggio, prima di tutto grazie di essere stati fino a adesso. È stata una giornata fantastica e spero di finirla nello stesso spirito. Parliamo di donne in orbita, perché a questo punto facciamo veramente il countdown. Ne abbiamo già visto uno prima di un lancio della missione di uno shuttle, quindi un lancio NASA. Il primo countdown per portare un uomo nello spazio è stato in russo. Yuri Gagarin, lo vedete, aprile 1961, tenente dell'armata rossa, diciamo così, un aviatore. Vedete che ha sull'elmetto la scritta Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, quindi più chiaro di così non si può essere, il primo uomo nello spazio. Un grandissimo successo per l'Unione Sovietica. Ricordatevi che l'Unione Sovietica era stata anche la prima nazione al mondo a mettere in orbita un satellite artificiale, il famoso Sputnik, e un grandissimo schiaffo agli Stati Uniti. Guardate, questo è uno delle centinaia di prime pagine di giornali americani. Allora c'erano ovviamente molti più giornali di quanti non ce ne siano oggi. Io ho scelto di farvi vedere lo Huntsville Times. Huntsville è un posto in Alabama dove c'era e c'è ancora ovviamente un centro di ricerca della NASA, il centro di ricerca dove von Braun stava sviluppando i lanciatori per gli astronauti americani. Guardate questo giornale, l'uomo entra nello spazio. Guardate sotto alla vostra sinistra, dice da Cape Canaveral, e dicono volevamo essere noi i primi, no? Eravamo così vicini. In fondo, a destra, c'è tagliato von Braun e dice a questo punto dobbiamo correre come dei disperati. Gli americani avevano un loro programma spaziale, non è che si fossero fatti prendere totalmente alla sprovvista, e già nel 59 avevano selezionato la loro prima classe di astronauti, 7, si chiamano Mercury 7 perché avrebbero volato sulle navicelle Mercury, che erano il primo passo, prima Mercury, poi Gemini, poi Apollo, per andare sulla Luna. Quindi, ragazzi, dobbiamo correre come dei disperati per rassicurare l'opinione pubblica americana, che dice, ma insomma, noi ci facciamo sempre battere dai russi, anzi, dai sovietici, e quindi meno di un mese dopo lanciano il primo astronauta, Alan Shepard. Però non sono pronti e quindi non possono lanciarlo in orbita. Devono fare un volo suborbitale, tipo quello che Richard Branson farà fare ai ricastri che vogliono andare a vomitare nello spazio pagando 250.000 euro. Contenti loro, contenti tutti. Comunque, il primo vero astronauta americano è John Glenn. L'anno dopo, ci vuole un po' di tempo per prepararsi, e John Glenn effettivamente orbita intorno alla Terra. Il programma americano è, come si dice, in full swing. C'è il presidente Kennedy, è molto diciamo entusiasta della cosa, farà il famoso discorso dell'Unione, eccetera, ma
selezionano la nuova classe di astronauti. Questi si chiamano New Nine perché sono altri nove. Per esempio, vedete che Neil Armstrong è il secondo di quelli accucciati sulla destra. Gli americani pensano di essere veramente in piena azione, pronti a battere i sovietici, ma i sovietici gli danno un'altra di quegli schiaffi terrificanti, la prima donna nello spazio. 1963 giugno, Valentina Tereshkova, anche lei aviatrice, anche lei ovviamente era un militare, e a differenza degli Stati Uniti, l'Unione Sovietica, l'Armata Rossa, permetteva l'accesso alle donne che potevano essere ufficiali. Quindi a questo punto uno si chiede, gli americani sono stati schiaffeggiati alla grande da Yuri Gagarin, cosa faranno adesso che sono stati schiaffeggiati alla grande un'altra volta? Non fanno rigorosamente niente. Dicono a una donna, tutta propaganda sovietica, e continuano come se nulla fosse successo, continuano a selezionare i loro astronauti, continuano a selezionarli tutti maschietti. Questa è la foto d'insieme di tutti gli astronauti della missione Apollo, quella che ci ha portato sulla Luna. Tutti quelli vestiti di bianco con la tuta di volo sono gli astronauti che hanno volato ed hanno portato a termine la loro missione. Quelli in giacca e cravatta sono quelli di Apollo 13 che hanno portato a casa la pelle, che è già tanto. Quando succede un disastro come quello di Apollo 13 gli è esploso il serbatoio di ossigeno, quindi una situazione estremamente difficile. Quelli con la tuta azzurra sono gli astronauti di Apollo 1 che sono morti a terra durante una sessione di training. Diciamo così, c'è stato un terribile incendio nella capsula dove loro erano sigillati e non hanno fatto in tempo ad aprire e loro sono morti carbonizzati. Quindi, uomini in orbita, però porco mondo anche uomini a terra, perché vedete, questa è la sala di controllo, quella di Houston, dove la gente salta di gioia perché Apollo 11 è tornato a casa, hanno fatto lo splashdown nell'oceano, sono stati ripescati. Avevano il 50% di probabilità di riuscire, eh? Quindi la NASA e gli Stati Uniti avevano preso dei rischi pazzeschi che adesso nessuno avrebbe il coraggio di prendere. Quindi, momento di grande gioia, trovate qualcuno che non abbia una cravatta qui dentro. Sono tutti uomini. E allo stesso modo, questa è un'altra visione di un'altra sala di controllo, un momento molto teso, Houston, we have had a problem, quando gli astronauti hanno detto siamo nella fino qui. E qui sono tutti estremamente preoccupati perché si stanno chiedendo come riportarli a casa. Quindi non c'erano donne interessate allo spazio. Poniamoci questo quesito fondamentale. Il 50% della popolazione femminile se ne fregava totalmente dello spazio? La risposta è assolutamente sbagliato. Le donne c'erano, ma la NASA non le ha mai volute considerare. Questo per diversi motivi. Prima di tutto perché tutti i primi, le prime classi di astronauti della NASA erano piloti collaudatori, quindi erano persone che si erano formate tutte nei ranghi militari, venivano tutti dalla guerra di Corea fondamentalmente,
erano aviazione, Navy, Marines, tutto quello che volete voi, ma militari. E a quell'epoca gli Stati Uniti non permettevano l'ingresso delle donne. Quindi, però c'erano donne aviatrici, per esempio, che avrebbero potuto tranquillamente fare lo stesso lavoro. Non erano piloti collaudatori militari, ma erano aviatrici professioniste. E la storia è raccontata in un libro, Mercury 13, che è anche tradotto in italiano, che racconta la storia di 13 aviatrici che hanno superato tutti i test fisici che venivano fatti, che dovevano essere superati dagli astronauti. E quindi è stato il medico degli astronauti che ha chiamato queste donne aviatrici, perché era curioso di vedere come le donne avrebbero reagito ai test che lui faceva fare agli astronauti. Quando le donne hanno superato i test, lui ha chiesto il permesso di andare avanti alla NASA e la NASA ha detto no. È strano questo? La risposta purtroppo è no, non è strano. Ricordatevi che il mese scorso è venuto fuori che da 10 anni una grande università del Giappone trucca i risultati degli esami di ammissione alla facoltà di medicina per limitare il numero di donne. Questa è ovviamente uno scandalo notevolissimo, ma uno scandalo che è stato accettato per oltre 10 anni da tutti i membri della facoltà. Quindi è veramente un qualche cosa di profondamente collegato alla cultura, perché qualcuno decide che la carriera del medico ospedaliero non è adatta alle donne. Qualcuno che ovviamente non è una donna. Ma comunque torniamo alla storia di Mercury 13, perché è interessante. Una di queste 13 signore, la seconda a destra in alto, Jane Hart, era moglie di un senatore democratico e quindi il senatore ha aiutato queste signore ad avere una udienza al congresso degli Stati Uniti, perché le signore hanno denunciato la discriminazione di genere fatta dalla NASA. Il congresso nicchia un po', le signore riescono a incontrare il vicepresidente Lyndon Johnson, che era aveva la responsabilità dei progetti spaziali, e vedete in questa immagine che Johnson dice non se ne fa niente, non vogliamo mettere le tendine alle nostre sonde spaziali. Quindi è una storia, diciamo, di discriminazione di genere che è un documentario che potete vedere su Netflix. Why do you think there is a need for women in space? Well, it's the same thing as is there a need for men in space? And if we're going to send a human being into space, we should send the one most qualified. They called and said, do you want to be an astronaut? I said, absolutely. This was a secret program. If we had failed, then women wouldn't continue to fly. I was raring to go. That's when NASA got wind of it. They did not want this program, pure and simple. There was, at that time, a lot of prejudice. Women astronauts, what a ridiculous idea. It was a good old boy network, and there was no such thing as a good old girl network. I was going to keep on fighting. Let's make noise. T-3. I would have loved to have walked on the moon. Two. I could have walked on it, I could have... Quindi, se cercate su Netflix Mercury 13, trovate questo documentario. Quindi il cinema è un modo potente di riportare in vita, di riportare la memoria di quello che è successo. E per esempio vi ricordo anche la storia di Katherine Johnson e le sue colleghe matematiche di colore,
che lavoravano alla NASA lavoravano sempre dietro le quinte, non le facevano neanche entrare nella sala di controllo, gli portavano i foglietti per fare i conti fuori, che è stata raccontata nel bel film Il diritto di contare, che in inglese si chiama Hidden Figures, cioè personaggi nascosti. Ma veniamo ai giorni nostri, cioè vediamo la storia continua, e nel 1983, 20 anni dopo Valentina Tereshkova, gli Stati Uniti lanciano la prima astronauta, Sally Ride, e nel 1995 parte lo shuttle con la prima comandante donna, Elaine Collins, che invita le signore di Mercury 13, quelle che erano ancora in vita e che hanno avuto piacere di andare, a vedere il lancio, perché dice pubblicamente: è grazie agli sforzi che queste signore hanno fatto che io sono arrivata dove sono arrivata. Le astronaute oggi non sono più una rarità, tuttavia sono una minoranza, nel senso che qui vedete Samantha Cristoforetti che si sta allenando al centro degli astronauti russo, vicino a Mosca, la città delle stelle, e in tutto, contando tutti gli astronauti che sono andati nello spazio dall'impero romano ai giorni nostri, le donne sono circa il 10% del totale. Aumenterà questa percentuale? Beh, insomma, alcuni segni positivi ci sono. Questa è la flotta dei 9 astronauti della NASA che diciamo, prenderanno parte ai voli commerciali, cioè ai voli che avranno luogo su navicelle costruite da SpaceX o da altre ditte che fanno questo lavoro appunto dal punto di vista commerciale. Vedete che su 9 astronauti 2 sono donne e 1 è nero. Wow! Diciamo, perché anche le minoranze, diciamo, le donne sono una grande minoranza, ma ci sono anche minoranze un pochino meno grandi, ma sempre estremamente importanti. Se i film ci dicono qualcosa sul sentimento popolare, diciamo così, questa è la squadra degli astronauti che è la protagonista del film Il sopravvissuto, The Martian. Matt Damon, il più sfigato di tutti, è quello in alto a destra, ma vedete che l'equipaggio è fatto da 6 astronauti, 2 sono donne e una, quella in alto a sinistra, è la comandante. Sarà lei che deciderà l'ammutinamento. E quando la NASA dice tu adesso torni a casa, lei dice no, io torno a Marte per andare a riprenderlo. Mettendo ovviamente a repentaglio la vita sua e di tutti gli altri, erano tutti d'accordo peraltro, perché se no il marziano sarebbe morto per mancanza di sostentamento, diciamo così. Perfetto, se uno adesso noi stiamo pensando di colonizzare Marte, sentiamo che Elon Musk vuole portare la gente su Marte, sentiamo che i presidenti degli Stati Uniti vorrebbero che si arrivasse a Marte dopo il 2034, eccetera. Se vogliamo fare una colonia su Marte, beh, signori, le donne diventano una necessità biologica, perché ovviamente se vogliamo fare dei marzianini ci vogliono delle marziane che le facciano. Quindi se vogliamo fare una colonia su un altro pianeta, largo alle donne astronaute. Bisogna dire che c'è anche gente che si spinge molto più in là, l'immaginazione
degli astrofisici, specialmente quando si mettono insieme ai filosofi, ai sociologi, così diventa infinita. E è uscito un lavoro, devo dire, abbastanza divertente da leggere, interessante, un lavoro più di sociologia che di astrofisica, che parla, che cerca di fare il conto della più piccola, diciamo, equipaggio che uno potrebbe pensare di mettere a bordo di una nave spaziale per permettere un viaggio di molti migliaia di anni per arrivare alla stella più vicina, Proxima Centauri. Stella più vicina è a 4,2 anni luce, la luce ci mette 4,2 anni, una nave spaziale, pur andando a una velocità sostenuta, ci metterebbe diverse migliaia di anni. Quindi, in diverse migliaia di anni, noi dobbiamo avere un'isola felice dove le generazioni si susseguono e ovviamente sono in grado di autosostenersi. Senza pensare ai problemi di autosostentamento, che non sono banali, questi hanno fatto solo un lavoro di vedere qual è il numero minimo di persone che possano garantire la sopravvivenza della specie per un tempo di 6.000 anni. E, signori e signori, non sarete stupefatti di sapere che ci vogliono metà uomini e metà donne. E quindi... è partito il countdown per la parità nello spazio. Grazie. Patrizia Castellani.